Sbocciate a Fano, fermato il presunto responsabile mentre si masturba. Ubriaco dentro l'auto in sosta, il consigliere della Lega Luca Serfilippi chiede più controlli e telecamere. Ad Ancona lo sbarco di 110 migranti, le operazioni gestite dalla prefettura, la protezione civile regionale ha allestito un punto di prima accoglienza. Ripartita questa mattina la prima nave Ocean Viking, domani in arrivo quella dei Medici Senza Frontiere. Canale Albani in secca, dopo oltre un mese la prossima settimana tornerà ad affluire l'acqua del Metauro, il punto con l'assessore Samuele Mascarini. L'ISIPPO, Vittorio Sgarbi vuole avviare un'operazione diplomatica con il Getty Museum per la restituzione dell'atleta di Fano. Il sindaco Seri commenta, siamo a disposizione per una strategia condivisa e vincente. Cena grassa solidale, lotteria e getto, annunciate le novità del Carnevale di Fano 2023, estratti i vincitori dell'iniziativa che premiava chi si tesserava entro il 6 gennaio. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito poco fa dal nostro sommario. La polizia di Fano ha denunciato il presunto autore dei raid vandalici compiuti ai danni delle auto in sosta a Fano. D'altra parte sono aumentate le denunce di chi ha subito danni agli pneumatici tagliati l'altra notte, una ventina in totale. È stato fermato mentre si masturbava ubriaco nella propria vettura. Il 45enne è ritenuto responsabile delle gomme squarciate a una ventina di auto in sosta nella notte del 9 gennaio. L'uomo aveva preso di mira le vetture parcheggiate in via Mura Augustè, in piazzale Malatesta, via Giulio Cesare, via Nazario Sauro e nel parcheggio del cimitero in via della Giustizia. Dopo le denunce dei proprietari sono subito scattate le indagini da parte del commissariato di Fano diretto da Stefano Seretti. Anche grazie all'esame dei filmati dell'impianto di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a individuare il sospettato e la vettura che utilizzava per i suoi spostamenti, così lo hanno seguito a distanza fino al centro storico. A quel punto il conducente, parcheggiato il mezzo e incurante dei passanti, ha iniziato a toccarsi le parti intime. L'uomo è stato bloccato e identificato. Mentre all'interno del veicolo è stato rinvenuto un paio di forbici, sulle cui lame risultavano esserci ancora dei residui di un materiale gommoso, a prima vista compatibile con la composizione degli pneumatici. Inoltre, sentito un forte alito vinoso, i poliziotti lo hanno sottoposto agli accertamenti alcolemici ed è risultato essere oltre i limiti previsti dal codice della strada. Il 45enne è stato denunciato per i reati di danneggiamento e di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e gli sono state contestate le violazioni amministrative di atti osceni in luogo pubblico e guida in stato di ebbrezza, con il contestuale ritiro della patente. Inoltre, è stato segnalato al servizio di salute mentale per gli approfondimenti medici del caso ed è stato munito di foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Pesaro Urbino con divieto di rientro nel comune di Fano. Ora sono in corso ulteriori accertamenti al fine di appurare l'eventuale coinvolgimento dell'uomo in altri atti vandalici messi a segno nel mese di dicembre a Fano, sempre sulle auto in sosta. I raid vandalici contro le auto in sosta avvenuti a Fano devono far riflettere l'amministrazione comunale sulla necessità di implementare controllo e sicurezza nella nostra città, lo dichiara il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi, che ha aggiunto: potenziare il servizio di videosorveglianza è un deterrente per i vandali, supporta il lavoro delle forze dell'ordine e rinforza la percezione di sicurezza da parte dei fanesi giustamente esasperati. Vista l'escalation dei vandalismi, occorre che la giunta intervenga con tempestività. Invece il sindaco di Fano Massimo Seri poco fa ha inviato una nota con la quale ringrazia il questore e le forze dell'ordine per essere stati ancora una volta decisivi e per aver dimostrato il ruolo e la determinazione delle istituzioni. È stato un lavoro connotato da grande efficienza, proseguito, favorito anche dal nostro sistema di videosorveglianza che è stato decisivo per l'identificazione del responsabile. Un lavoro coordinato di grande qualità che prevederà il costante impegno dell'amministrazione comunale per il mantenimento e la tutela della sicurezza dei cittadini. Ora torniamo a parlare dell'ISIPPO, anzi prima un altro servizio sui migranti, soccorsi al largo della Libia e sbarcati al porto di Ancona, ad accoglierli un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine e soccorritori. Domani arriverà la seconda nave umanitaria ad allestire 5 container per l'accoglienza, la protezione civile regionale su richiesta della prefettura.
Dopo 4 giorni di navigazione sono sbarcati al porto di Ancona i 37 migranti salvati dal naufragio nel Mediterraneo dalla nave umanitaria Ocean Viking. La ONG è sbarcata ieri sera alla banchina 22, dove è stato allestito un punto di prima accoglienza. A coordinare la macchina delle operazioni è la prefettura di Ancona, con il supporto della Protezione Civile, del Comune, della Croce Rossa, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e della Capitaneria di Porto. Assessore Guzzi, anche lei ieri si è recato nel porto dorico per verificare la gestione dell'accoglienza. La regione è stata coinvolta dal punto di vista logistico? Sì, noi sabato scorso siamo stati chiamati dal prefetto di Ancona, il dottor Pellos, che ci ha proprio chiesto di partecipare come Protezione Civile regionale ad una riunione che si svolgeva in prefettura sabato pomeriggio. Siamo andati e lì ci siamo resi partecipi, c'erano tutte le forze dell'ordine, eccetera. Ci ha reso partecipi del fatto che il Viminale, quindi il Ministero dell'Interno, aveva chiamato la prefettura di Ancona dicendo che ad Ancona sarebbe arrivata nella giornata di ieri, appunto, come poi è avvenuto, una imbarcazione con a bordo un certo numero di migranti, 37 mi pare esattamente. E da questo la prefettura ha chiesto alla Protezione Civile regionale se poteva, diciamo così, dare un contributo, una mano a creare un centro di prima accoglienza, ma non di prima accoglienza per farli rimanere, proprio di prima accoglienza sul porto, dove poter fare le visite sanitarie, dove poter fare le identificazioni. Quindi noi abbiamo montato un gazebo molto ampio, riscaldato, dove poter fare stare al caldo queste persone, e abbiamo portato 5 container, uno appunto per le visite sanitarie, uno per l'identificazione, uno per i vari servizi, eccetera. Quindi noi abbiamo fatto questo. Nulla c'entra la regione, diciamo, in tutta questa situazione, se non da un punto di vista logistico richiesto appunto dalla prefettura. Quali sono le condizioni sanitarie dei migranti? Allora, stanotte lo sbarco si è dilungato fino alle 4 di mattina. Quindi io, per essere onesto, verso l'11 di ieri sera, anche molto infreddolito, sono andato via dal porto di Ancona e non ho seguito tutte le fasi, quindi fino alla fine, ma ho sentito anche stamattina ai miei collaboratori, non c'è stato, credo, nulla di che, se non qualche persona che si è dichiarata minorenne, che non era, diciamo così, stata prevista. Cioè si aveva notizia di 12 minorenni su 37, invece parrebbe che siano 18. Quindi c'è stato forse anche un dilungarsi dei tempi per l'identificazione dovuto a questo fattore. Sempre ad Ancona è previsto l'arrivo di altri 73 migranti. Dunque, sì. Quando sbarcherà la seconda nave umanitaria? È prevista domattina alle 7. Quindi domattina alle 7 dovrebbe arrivare anche la Geo Barents, mi pare si chiami, con 73 profughi a bordo, e anche in questo caso credo ci siano dei minori, non mi ricordo quanti, dichiarati insomma dall'equipaggio. Quindi rimarrà tutto allestito? Sì, ovviamente rimane tutto allestito fino a domattina, ma io direi anche che prima di smontare, diciamo, e riportare via tutta questa attrezzatura, qualche giorno la lasceremo al porto d'Ancona, finché non avremo eventuali notizie di nuovi arrivi, che spero che non ci saranno. Dovessero esserci nuovi arrivi, smontare e poi rimontare tutto. Ci sono stati 40 volontari che hanno lavorato per 2 giorni, quindi la nostra Protezione Civile, come sempre, è stata molto attenta, disponibile, ma ha anche dovuto lavorare parecchio. Quindi prima di smontarlo vorremmo capire se ci saranno o meno altri arrivi da qui ai prossimi giorni. Credo di no, non sono stati ancora annunciati, e vediamo se ci saranno o meno. E torniamo a parlare dell'ISIPO, perché alla luce della volontà di Vittorio Sgarbi di riportare in Italia l'atleta di Fano, il sindaco Massimo Seri ha affermato di aver letto con soddisfazione le dichiarazioni del sottosegretario alla cultura in merito alla sua volontà di occuparsi direttamente del dossier atleta di Fano e della sua restituzione all'Italia del bronzo dell'ISIPO, anche attraverso forme di collaborazione con il Getty Museum. È fondamentale, ha aggiunto il sindaco, che lo Stato e il Ministero della Cultura sviluppi la sua decisa azione a tutti i livelli per un obiettivo di giustizia così importante nel campo del nostro patrimonio culturale. L'ISIPO ha con Fano un legame speciale e molto vivo anche nel sentimento dei cittadini. Siamo pronti a metterci a disposizione e a confrontarci con Sgarbi per una strategia condivisa e vincente. Noi, ha concluso Seri, abbiamo delle idee e siamo pronti ad illustrarle al sottosegretario.
Cambiamo argomento. Da tempo il canale Albani è in secca per consentire ad Enel di svolgere lavori di manutenzione e già si temono disagi per gli animali che popolano l'oasi faunistica. Nel prossimo servizio, che è stato curato da Massimo Foghetti, sentiamo quali sono i progressi dall'assessore Samuele Mascarini. È uno spettacolo impietoso vedere il canale Albani in secca con le oche e le anatre che sguazzano in piccoli equatrini mescolati al fango. La necessità di Enel di effettuare i lavori di manutenzione ha reso necessario lo svuotamento del canale per la durata stimata in 30 giorni. Ora però la data è stata abbondantemente superata e c'è chi si preoccupa per la salute degli animali. Assessore Mascarin, a che punto è la situazione? Allora, le operazioni di graduale messa in secca, poste in essere da Enel Green Power, sono iniziate il 21 novembre scorso e sono stati funzionali appunto a una messa in secca del canale, in particolare della parte finale, quindi quella che affianca Viale Kennedy, perché sul lato Viale Buozzi c'è stata la necessità di fare degli interventi importanti manutenzione degli argini, anche in funzione di una serie di infiltrazioni che erano state segnalate. Purtroppo va detto che nella prima metà di dicembre ci sono state delle prolungate precipitazioni che hanno allungato i tempi e gli spazi anche di intervento e quindi abbiamo sforato nel mese di gennaio rispetto alla conclusione che avevamo preventivato entro il dicembre del 2022. Ad ogni modo, la prossima settimana, entro il 20, il canale verrà riportato, e già è stata data debita comunicazione da Enel Green Power, il canale verrà riportato nelle sue condizioni naturali, quindi tornerà, diciamo, il normale livello di acqua all'interno di tutto il tratto del canale industriale. Nel frattempo ricordiamo che comunque c'è stato un monitoraggio importante e continuo da parte di tutti i soggetti che hanno sottoscritto a suo tempo nel 2018 il protocollo per la salvaguardia e il benessere della fauna presente lungo il canale industriale, sia l'avifauna che l'itiofauna, e quindi fino ad oggi diciamo anche che insomma i nostri ospiti sono stati in condizioni comunque di sicurezza e anche di controllo. Il canale Albani, assessore, rappresenta un'oasi faunistica particolare sia per la selvaggina migratoria che per la stanziale. Ci sono dei progetti per valorizzarlo? Beh, allora, innanzitutto sicuramente il protocollo del 2018, che ha portato anche a interventi di riqualificazione per oltre 200.000 euro in questi anni, importanti, sia rispetto al consolidamento degli argini, sia alla manutenzione di alcuni elementi come i ponti di attraversamento, sia anche rispetto alla parte che riguarda proprio la fauna, perché ricordiamo che questo protocollo prevede anche un contributo di Enel Green Power per quanto riguarda il sostentamento e l'alimentazione di tutta l'avifauna, che è monitorata, censita, controllata anche sotto il profilo sanitario, e quindi diciamo che ci siamo messi nelle condizioni complessivamente di garantire che il sistema ecologico di questo canale, che è un canale industriale, dobbiamo ricordarlo sempre, è comunque un sistema protetto, controllato, in cui soprattutto riusciamo a garantire che questa autostrada faunistica, perché questo è, che dall'entroterra si sposta fino al porto di Fano, veda condizioni di igiene e anche di sicurezza sanitaria, che ovviamente devono essere garantiti tanto per la fauna quanto ovviamente per i cittadini. Finanziamenti, regime fiscale e adempimenti burocratici. Questa sera, dopo il telegiornale, andrà in onda il secondo approfondimento con la CNA di Pesaro Urbino, finalizzato ad aiutare le imprese del nostro territorio. Idea Imprese è un progetto che la CNA da qualche anno sta mettendo in piedi e ha come obiettivo quello di supportare l'impresa nella sua fase iniziale, quando l'imprenditore viene da noi e ci chiede di iniziare un'attività. Quindi noi come CNA supportiamo l'imprenditore nello scegliere il tipo di attività, ditta individuale, società, nello scegliere il tipo di regime fiscale da mettere in atto, e lo supportiamo in tutti gli adempimenti iniziali che si troverà ad attuare per poter iniziare la propria attività. Quindi è un progetto che è nato ormai da qualche anno, sta portando diversi risultati
e diversi diciamo, soggetti vengono da noi per chiederci informazioni, per chiederci supporto, per farci domande, per avere diciamo, idee più chiare su come comportarsi quando decidono di avviare il loro progetto imprenditoriale. Preparativi in corso per l'edizione 2023 del Carnevale di Fano. Questa mattina l'ente carnevalesca ha presentato gli eventi collaterali come il grande ritorno della lotteria e della cena grassa. Novità di quest'anno, il rinnovato getto di dolciumi in collaborazione con una nuova azienda. Ha seguito la conferenza stampa Filippo Pucci. In attesa delle sfilate dei carri allegorici in programma il 5, 12 e 19 febbraio, l'ente carnevalesca di Fano ha presentato in anteprima tre grandi ritorni per la manifestazione più dolce d'Italia: il getto, la cena grassa e la lotteria. Novità di questa edizione è l'entrata in scena di una nuova realtà dolciaria, quest'anno affidata a Dulciar, storica azienda nata nel 1977 a conduzione familiare con sede a Noci, in provincia di Bari. Grazie a questa importante collaborazione, le due realtà hanno fatto sì che quest'anno il getto sarà di grande qualità, ma soprattutto grande quantità. In totale verranno lanciati dai carri allegorici ben 180 quintali di dolciumi, di cui 155 quintali formati da cioccolate e 25 da caramelle. Sono una decina d'anni che corteggio in maniera pressante il carnevale. Quest'anno finalmente ci siamo riusciti. Non abbiamo trascurato nessuna delle nostre referenze, quindi troverete il caffè, il riso soffiato, la nocciola, la mandorla, l'amaretto, l'arancia. E tutti i nostri cioccolatini saranno oggetto di getto, comprese le nostre caramelle, quindi caramelle gelée alla frutta. Segue poi la cena grassa, ovvero una serata ricca di divertimento, buon cibo e musica all'insegna della beneficenza, che si svolgerà martedì 17 gennaio. È Sant'Antonio Abate e nella tradizione contadina si ammazzava il maiale. E perciò abbiamo pensato di riniziare a festeggiare il carnevale dal 17 di gennaio. Ho qui con me un grande cuoco e presentante di coloro che intratterranno musicalmente la serata, The Python e Antonio, il nostro cuoco, perché questa serata sarà una serata di beneficenza al Mediterraneo Show Restaurant. Avrà un costo di 20 euro che andranno totalmente in beneficenza. La particolarità è che tutti hanno messo del loro gratuitamente. Cuochi, la musica, il Mediterraneo, il locale, e noi consiglieri dell'ente carnevalesca serviremo le persone che interverranno. Ci teniamo molto che la serata riesca bene, perché tutto il devoluto, appunto, ripeto, andrà all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Grande ritorno infine per la tradizionale lotteria, ricca di premi e di tanti buoni sconto. Biglietto al costo di 3 euro, dove 80 centesimi andranno in beneficenza alle associazioni che hanno deciso di vendere i biglietti per conto della carnevalesca. I punti vendita, le associazioni aderenti le potete trovare sul nostro sito www.carnevaledifano.com. Ricchi premi, 12 per l'esattezza, tra cui i primi 3. Terzo posto, una bicicletta elettrica. Secondo, un abbonamento di 6 mesi per un programma personalizzato in palestra. E primo premio, una macchina. Torna finalmente la macchina come premio principale della lotteria del carnevale. E al termine della conferenza stampa è stata effettuata l'estrazione dei vincitori dell'iniziativa che premiava chi si tesserava entro il 6 gennaio 2023. Il primo premio consiste in una postazione getto con due casse ed è stato vinto dalla tessera che vedete in questo cartello. Invece il secondo e il terzo premio consistono in due vasi messi in palio da un noto negozio della zona dell'ex zuccherificio. Bene, vi annuncio che lunedì sera Primo Cittadino sarà ospite il sindaco di San Costanzo, Filippo Sorcinelli. Vedete in questo cartello i numeri di telefono per intervenire in diretta o per inviare un messaggio su WhatsApp. In questo caso il 338-4968-250. Tra poco invece trasmetteremo le previsioni del tempo e poi un approfondimento insieme alla CNA di Pesaro Urbino. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. Vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta insieme a Massimo Foghetti. Buona serata.